Let's go! Bentornati ovetti su Super Mario Maker 2! Nello scorso episodio, excuse me, princess, e in questo episodio voglio usare, tanto perché posso, Toadette, perché... excuse me, princess. Allora, mettiamo subito il primo codice. Eccoci qua, Destruia, corto ma bello, la spada suprema è verso la fine. Credo sia inevitabile trovare un sacco di livelli con Link come protagonista, quindi non ci posso fare assolutamente nulla. Ok, allora, vediamo un po'. Destruia, intanto, vedo che ha un cappellino. Ok, va bene. Ho sbagliato qualcosa? No, credo di aver fatto bene. Allora, devo però stare attento perché sennò tutto quanto viene distrutto, quindi andiamo avanti. È un livello corto ma bello, dice il creatore, quindi speriamo che sia effettivamente corto ma bello. Oh, miei dei. Ok, ecco perché Destruia. Qualcosa qua sopra, disse lui? A quanto pare no, c'è solamente la morte. Allora, vediamo un po' se riesco a tornare sopra. A quanto pare è completamente inutile sconfiggere questo Poki, ma beh, l'ho fatto. E, ok, pensavo si potesse saltare sopra al coso, a quanto pare non è così. Ora, devo per forza aspettare, perché Destruia, ok, fai boom boom, e giù, perfetto. Ora tocca a me un'altra volta, e credo di dover andare per forza qua dentro, perché non vedo altre vie d'uscita, tra virgolette, adesso. Cerchiamo di non cadere di sotto. Voglio andare qua. No. Non sembra esserci niente là sopra. Allora andiamo direttamente qui. Oh no. Devo stare attento. Ok. Vai. Perché adesso sono io il Destruia. E saltando una volta di troppo rischio di distruggere tutto e tutti. Allora. Non c'è niente qui. Ok. Fortunatamente sto a posto. E non posso. Posso? Ok, no, non posso. Però posso fare così? Ignoro tutto e tutti. Vai! Ok, 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 sono vivo. L'importante è quello. Potrebbe esserci un fungo qui. Un fungo gigante, grazie. Allora, però adesso devo essere piccolo. Mi chiedo se io possa fare così. Sì, ok. E adesso devo solamente andare avanti. E per la prima volta in tutti questi episodi finalmente vediamo come in realtà è possibile che gli spunzo possano lanciare palle di neve in un livello, beh, invernale. Ora, tanto per... Perfetto. E adesso si va giù perché mi sa che siamo già quasi arrivati alla fine. Oh mio Dio. Posso per caso... Oh no, non posso per caso. Ok, sì, posso. Ciao, ciao a tutti. Ok, adesso. Dov'è? Ah, devo... mi scusi signore, cosa devo fare? Devo correre, mi voglio fidare. Salto della fede, non c'era niente qui. Oh, dovevo... Sì, ma un'indicazione del fatto che dovevo cadere là sotto? No, eh? Vabbè, niente checkpoint, si ricomincia da capo. Proverò a speedrunnare leggermente il livello. Tanto abbiamo capito cosa devo fare e cosa non devo fare, quindi dovrei stare a posto. Ora, se mi metto qua... Ok, perdo. Dovevo controllare, però, tanto per sicurezza. Ok, quindi, a meno che non c'è un blocco nascosto qua all'inizio, no, perfetto. Direi che possiamo andare avanti e tornare dove eravamo prima. Quindi, devo semplicemente far esplodere tutto quanto. Destruia. Ok, e adesso siamo quasi arrivati alla fine. Dai, abbiamo già visto questa zona. Devo solamente aspettare un attimo. Ok, non... per un attimo non ci ho visto niente. Ok, ora. Stessa cosa di prima. Quindi, distruggo questo. E poi salto. Perfetto. Ok, va tutto bene, vero? Mi sa che posso semplicemente andare avanti così. Ok, quasi. Beh, ce l'ho fatta. Quindi buon per me. Ora devo solamente prendere danno. Ok. E riscivolare qua sotto. Sì, lo so, tecnicamente non serve riscivolare, ma mi andava. Quindi vai. Carica! Tanto perché mi va, ripeto. Ah, dovrebbero aver messo
o meglio, avrebbero dovuto mettere, ce l'ho fatto, che non lo so, la spada spinge ma la freccia fa esplodere. Sarebbe stato molto più pratico, secondo me. Però che ci possiamo fare? Non è così in Zelda, quindi non è così in Super Mario Maker 2 featuring Link. Allora, questa cosa l'abbiamo già vista, devo solamente saltare. Ecco, perché a quanto pare saltare mentre fate lo schianto con... devo scendere qua, ok. Con... non è uno schianto, vabbè. No! No! Vabbè, non devo finire come Link. No! 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 L'altra volta già abbiamo fatto questo errore, ok? No, no, mi spiace. Abbiamo stavolta cose infiniti, quindi mi va più che bene la cosa. Che ha? Ok, no, ti salto addosso, nessun problema. Vorrei far notare però come l'upgrade Link sia solamente una sottospecie di fungo. Ossia, se lo perdete diventate nuovamente, Toadette in questo caso, piccola. Ok? È una cosa molto importante. È diverso dalle varie skin di Super Mario Maker 1, ricordate? Ecco, perché in quelle lì voleva dire prendere praticamente un fiore senza poter sparare, ok? Quindi attenzione. Detto questo, è un bel livello, è un ottimo livello, quindi ti metto che è un livello divertente. E andiamo direttamente al prossimo livello. Non ricomincia da capo! Oh. Esci. Eccoci qua, una giungla quieta. My first livello con un carino accento inglese. Ok, devo parlare con l'accento inglese del papà Andy. Ok, ok. Allora cominciamo questo livello. Devo raggiungere il traguardo con un guscio di tartoso. Mi conviene smetterla, mi sa. Ok, allora la smetto. Canticchiare la canzone con la... Canticchiare la canzone con l'accento inglese è una cosa stupenda, mi dicono. Allora, devo aspettare un attimo che spawni qualcosa qui. No, devo solo correre, perché in quel tubo non c'è assolutamente nulla. Vediamo se devo effettivamente solo correre oppure se devo calcolare bene le tempistiche. No, bastava solo correre. Ok, ora devo stare oh mio Dio! È più problematico del previsto questo. Ok, lasciami andare. Perfetto, ce l'ho fatta. Allora, adesso devo fare uno spin jump per andare avanti. Non vedo niente, però mi conviene fare doppio spin jump. Esatto, ora si va avanti. Wow, aspetta, italiano. È un livello che comprende un bel po' di meccaniche e in effetti non è affatto male, quindi congratulazioni persona che ha creato il livello. Ora attenzione qua, mi raccomando. E devo avere un guscio di tartosso, quindi suppongo si prenda da qui. Come? Oh, ok, capito. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok. Perfetto. Va tutto bene. Devo solo stare attento. Ok. No! No! Mi hai trollato alla fine! Oh, e non c'erano checkpoint, quindi devo rifare il livello da capo. Non ho capito perché, ma tutti i livelli che mi avete inviato in quest'ultimo periodo sono tutti quanti senza checkpoint. La cosa mi dis... la cosa... Grazie. La cosa mi dispiace un po', ma non ci posso fare assolutamente nulla. Mi fai andare avanti, grazie. Ok. Perfetto. Ora, abbiamo visto che devo fare solamente... un spin jump per poi fare due spin jump e andare avanti. Ce la faccio? Sì che ce la faccio. Ho saltato una parte di livello, buon per me. Ora stiamo attenti al Bowser Jr. In effetti dovrei stare a posto. Basta che aspetto che il Koopa venga qui. Oh mio Dio, ok, sì. No, 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 no. Salta bene. No. No, 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 no. Ok, ora ripeto, devo solo aspettare che il Koopa venga qua. Ok, perfetto, ora meglio sconfiggere gli altri. Ok, perfetto. Dopo il Poppy devo attaccare. Ok, lancia. Tanto per sicurezza. Ok, dopo il Poppy. Ora, perfetto, ora stiamo attenti perché oh mio Dio, si può ma il cannone mi ha bloccato la via d'accesso all'uscita. Ok, questa è una trollata bella e buona, se posso dirlo. Va bene, non ci posso fare assolutamente nulla, quindi direi di andare avanti abbastanza in fretta. Vai.
Ah, è l'ultima volta che ci provo on camera, poi si fa un taglio perché ovvie ragioni. Ah, in realtà è un ottimo livello, per carità. Fa vedere molto bene tutte le varie meccaniche del gioco. Quindi, congrats. Congrats, che sta per congratulations. Però, la trollata finale del coso mi ha... ok, mi ha trollato. Non credo di poter sopravvivere, no. Ci vediamo direttamente dal Bowser Jr. Ok, adesso, a quanto pare devo stare anche attento a dove provo a sconfiggere Bowser Jr. Attenzione al Poppy, ok. Allora, il Poppy funziona anche se Bowser Jr. sta attaccando, quindi devo stare il doppio più attento. Ok, Poppy, perfetto. Ora, attenzione. Perfetto. Ok, 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 ok. Si va, ce l'ho fatta. E adesso... no, 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 no. Mi hai fatto prendere un colpo. Ok, si va giù. Non voglio fare pause buffering perché questo è un ottimo livello. Dove... Eh? Cioè, aspetta un attimo. Il Bowser Jr. è una trollata. Non vedo altri punti dove ci possa essere un... Perché non posso entrare in questi tubi qua, no? Suppongo di dover... Vabbè, sì, non si attivava il coso. Suppongo di dover andare avanti, ma... Non ho visto niente che mi possa aiutare. Ah. Non ci sono cosi nascosti in questo gioco, quindi... Non è quello un problema? In questo tubo non posso entrare? Oh no! Ah. I'm flabbergasted. Pensavo... Cioè, non so neanche io cosa pensavo a quanto pare. Ma... Ora. Dai. Ok. Fine qui. No, 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 no! Fine qui ho capito cosa devo fare, ma dopo non ho capito cosa devo fare. A meno che non c'è un tranello da qualche parte, ma... Cioè, c'è un tranello perché altrimenti non potrei andare avanti. E se non posso andare avanti non posso finire il gioco. O meglio, il livello. Ma... Per ora non so cosa dirvi. Ok, aspetta. Perché sto fermo? Ok. Vai. Ok. Passa. Vai. Cadi giù. E adesso si va avanti. Adesso. Cosa ho sbagliato? C'è qualcosa qua sopra? No. Quindi c'era una cosa che non ho visto più in là. Possibile che ci sia qualcosa qua sotto? Ok, non vedo niente qua sotto. Non c'è modo di risalire poi, quindi è morte certa. Non c'è niente là sopra. Quindi, come? Cioè, posso provare a fare altre cose, ma... Dove è il problema qui? Se vado qua, c'è qualcosa qua sopra? No. Lo so, l'avevo capito che dovevo... Ok. Andare lì col guscio di tartosso. Ma... Ok, va bene. Ci posso risalire? No. Non ci posso neanche risalire. Quindi è un problema anche questo. Oh no, si può risalire. Ok. Ok. Allora. Devo andare su. E andare nel tubo, per forza. Che ci sia qualche tranello sopra Bowser Jr. E quello sia il problema. Beh, prima di tutto, vediamo se riesco a risconfiggerlo, perché... Ok. Sopra non c'è niente. E intanto così è molto più facile, quindi bisognava condurre Bowser Jr. qua sotto, mi sa. Oh no, 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 mi serve il Poppy. Fai col Poppy, ok. E sono morto. Non capisco dove devo andare, perché... Non... Cioè, c'è un qualcosa che mi dice devo tornare qui... Sono... Ok, devono averlo completato il livello, altrimenti non si può pubblicare, quindi c'è un modo per prendere l'oggetto del desiderio. Ok, provo a risconfiggere Bowser Jr. e poi vi dico, perché non riesco a capire. Sono davvero così stupido? Boh. Ok, allora, ho risconfitto Bowser Jr. Ho il vago sospetto che non ci sia niente qui, perché non avrebbe senso. Oddio. Meglio, ecco, far fare un altro Poppy. Ora si va. Cosa devo fare qui? Devo aspettare? Ah!
Sono molto stupido. Ok, quindi adesso devo rifare il livello da capo. Ok, c'era il trucco. Il trucco era abbi pazienza. Ok, attenzione che non posso perdere sto coso adesso. Ora però devo rifare il livello da capo senza perdere. Quindi vediamo se è più difficile con il coso o senza coso. Ok. Oh no 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 no. Oh no. Ok, adesso. No. Ok, sono vivo? Sono vivo! Ok, ora qui però devo stare attento, perché se perdo devo rifare la cosa. Ok, adesso non devo cadere. Devo fare un salto normale. Oh, oh, no, no, no. Ah, ok, è più in alto, è più in alto. Ok, si può fare. Ok, sono stupido io. Ok, l'importante è quello, perché è un ottimo livello, fa vedere tutte quante le meccaniche base di Mario Maker 2. In più da un... ah, ok, devo andarci o no? È bello, è un bel livello, davvero un ottimo livello, papà Andy. Quindi commento con un bel livello, perché è un bel livello. Ok, credo ci sarà solamente un altro livello, a meno che non è troppo corto, adesso, perché dovrei uscire, quindi... Sì, sapete com'è? Vivo, stranamente. Stranamente. Cito testualmente... Esatto, immaginavo. Tonks, prova questo livello, è fantastico, ti aiuterà a risolvere le operazioni di matematica. Allora, sapevo che esistevano i calcolatori in Mario Maker 2, che sono tipo cose molto strane, ma funzionano. Un calcolatore digitale aggiunge o sottrae due numeri, ma come funziona? Non lo so, me lo devi dire tu. Lo metto nel video solamente perché non ho mai mostrato un calcolatore in questo Let's Play e volevo in effetti mostrarlo e parlare di questa cosa. Select. Beh, seleziona due numeri. Tra 0 e 9. Ok, selezioniamo due numeri tra 0 e 9 e vediamo se funzionano. Devo saltare. Ok. Allora, facciamo 7. Ok. E 3. Come il mio numero di Pokémon Spada. E adesso vediamo il calcolo. Ah, aspetta, che devo fare adesso? Decidi. Ah, più o meno? Aggiungili, così vediamo qual è il numero. Il numero è 10, quindi go. And don't move. Ok, sto fermo. In pratica è un livello automatico, solo che in base a quello che scegliete, il gioco, o meglio, il livello fa il calcolo. Come fa la gente a fare questa roba? Non lo so neanche io. Sta di fatto che ci riesce. Quindi buon per voi, persone che create questi livelli, perché sono belli. Non capisco che sta succedendo in effetti, ma vediamo adesso. Ok. E forse che cosa succede non lo so neanche io. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Credo che sia il motivo per cui ci ha fatto selezionare 7 in quel modo. Forse, non lo so. O magari ho scelto il numero che casualmente combacia con quelle ciambelle. Ok. Adesso va tutto quanto avanti. Non ci capisco niente. Sono bloccato qui in mezzo. Devo aspettare un qualcosa di particolare. Devo aspettare quel coso, ok. Prendimi pure. Ah, è vero. Questo braccio vi può portare praticamente ovunque. Però se c'è un ostacolo non sorpassabile vi fa cadere. Quindi hanno usato questa meccanica apposta per far cadere il vostro personaggio in... vediamo se lo fa. In questo modo, visto c'era un ostacolo e quindi niente. Qualcosa si muove. Il Goomba, anzi il Gloomba. Che cosa succede? Non lo so, ripeto. Mi sta per riafferrare. Sì, ok. Attenzione al Galumba. Tutto quanto calcolato alla perfezione. Beh, è un calcolatore. Per non farmi perdere contro i Galumba che si muovono. C'è un Bu. Non devo muovermi. Ora il Bu si muove, che fa muovere il Galumba, che mi porta qua sopra. Attenzione a quelle spine. E...
Ok. Ok. Funziona. Va tutto quanto bene allora. Ah, 7 più 3 uguale... mi sa che qualcosa non andava bene in altre cose. 1 più 1 uguale... Boh. 7 più 3 uguale 18. Sì, anch'io pensavo 18, ma in realtà... Se aspettavate 2 secondi, era 10. Quindi il calcolatore funziona. Cosa molto bella. E abbiamo finito il livello. Questo appunto è a dimostrazione che la gente riesce a fare cose assurde nei videogiochi, ok? Ti metto un bello perché te lo meriti, ciccio. Però, parlando seriamente, ci sono persone che nei videogiochi riescono a fare robe impressionanti, ok? Ho visto videochiamate fatte da Minecraft. Già, a quanto pare si possono fare con una serie di command blocks e varie cose. E videochiamate nel senso che letteralmente ti videochiamano dal computer, suppongo, ad un cellulare e con la telecamera del cellulare è un casino, ma è stupendo. Ora, tra 2 giorni a quanto pare ci sarà la prossima corsa ninja. Ho giusto un minuto, quindi adesso voglio provare a fare la corsa ninja. Arrivano i ninja, bene. Per vedere fino a dove riesco ad arrivare, mi avete detto, ripeto, che andando nella parte alta si fa prima. Ora, suppongo di dover andare nella parte alta senza prendere il fungo. Idealmente però dovrei, quindi adesso vado a prendere anche il fungo. Arrivano i ninja, allora. Ok. Gente pro e lo fa senza. Ok, ora si va. Ok, non importa, ho preso la parte bassa a un certo punto perché non so giocare a quanto pare. Ok, vediamo se riesco a fare meglio del mio record di prima. Certo, sarebbe una cosa molto bella riuscire ad andare avanti senza perdere troppo tempo. Ok. Adesso ci ho messo 27 secondi. Non fossi caduto ce l'avrei fatta, forse a fare un record migliore. Quindi adesso, tanto per provare, perché abbiamo superato il nostro record, ma non abbiamo fatto il percorso ideale, proverò giusto un'ultimissima volta a fare questa corsa, tagliando, ovviamente, e poi vediamo come funziona la cosa. Ok, sì, abbiamo migliorato parecchio il nostro posto. Gioca di nuovo e speriamo di fare bene al primo colpo, altrimenti dovessi failare un'altra volta, beh, resetterò e ci vedremo più avanti, insomma. Ok, aia. Vediamo un po'. Devo spingere queste cose. Ok, andare da sopra. Ok, si può fare, ma devo fare 2 spin jump. Chiedo scusa se ho detto che avrei tagliato, perché a quanto pare non sto tagliando, ma non importa. Allora, suppongo che il fungo non sia essenziale, ma lo voglio tanto per sicurezza. Oh, no, ho sbagliato. Ok, ci vediamo a fine livello, perché non so giocare. Ok, allora, è il miglior tempo che riesco a fare. 24 secondi. Direi che va più che bene rispetto ai 32 secondi della prima volta e ai 27 secondi della non so quantesima volta. Quindi mi accontento del 24, ok? E adesso livello completato e... voilà! Ok, sono molto più vicino ai 20 secondi. E adesso io vi saluto. E nella prossima... La guancia è nella prossima parte... di Super Mario Maker 2 userò, credo, sempre Toadette. Quindi see you next time, baby!